Venerdì 8 novembre è uscito su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Elodie e Tiziano Ferro, intitolato Feeling. Un brano molto atteso dal pubblico, non solo per l'incontro artistico tra due delle voci più importanti della musica italiana, ma anche perché segna il ritorno di Tiziano Ferro sulle scene musicali. Dopo il divorzio dall'ex marito Victor Allen, il cantautore di Latina aveva annunciato una pausa dalla musica, confessando di non riuscire più a cantare e di aver bisogno di tempo per ritrovare serenità. Durante questo periodo, Ferro ha fatto alcune apparizioni sporadiche, come il concerto evento di Andrea Bocelli. Tuttavia, Feeling rappresenta il suo vero ritorno nel panorama musicale. I due artisti hanno speso parole bellissime l'uno per l'altro, dando vita non solo ad una collaborazione musicale, ma anche ad una sincera amicizia. In particolare, Tiziano Ferro ha elogiato Elodie definendola un angelo, entrato nella sua vita e rivelando addirittura di aver condiviso con lei più cose di quante abbia mai raccontato alla sua psicologa. Parole che hanno profondamente commosso la giovane romana, la quale a sua volta ha dichiarato di considerarlo un'ispirazione da sempre. La cantante, infatti, si è detta profondamente emozionata di poter collaborare con un artista con cui è praticamente cresciuta. Per promuovere il loro nuovo singolo, Elodie e Tiziano Ferro hanno realizzato una sorta di carpool karaoke, trasmesso in diretta su Instagram. A bordo di un'auto, mentre attraversavano le strade di Los Angeles, i due hanno cantato le loro hit più celebri, come Due e Sere Nere, alternando momenti musicali a chiacchiere sulla vita e sulla loro amicizia. Nel corso della live si sono aperti anche su aspetti di vita personale. Elodie ha parlato della sua precedente relazione, condividendo cosa non funzionava e le ragioni che hanno portato alla fine della storia. C'era questa grande incomprensione. Io poi ho bisogno tanto di comunicare e quando dall'altra parte la persona non mi dà la possibilità di capire, mi incavo, impazzisco, ha detto l'ex allieva di Amici. Al che si è subito pensato al suo ex fidanzato Marrakesh, dato che si tratta della sua ultima relazione nota.